Eccoci qua, Action a vostro Morissan. Buongiorno a tutti, amici. Un utente mi ha detto: Morris, quando è che riparli di cripto? Ne riparliamo adesso. Come vi ho detto, ho fatto un video un paio di giorni fa. Metto il pilota automatico quando il mercato è rompi i coglioni. Non dovete mai farvi, non dovete mai cascare nella loro trappola. Quando ti fanno queste oscillazioni, va ancora giù. Aspettate, non mettete altri soldi. Cioè. Ecco perché si dice anche investi quando sei disposto a perdere, ma soprattutto non vai a alimentare questo tipo di mercato malato. Quello che state vedendo adesso è tutto manipolato. Al di là delle analisi tecniche, se voi guardate, ha fatto 5 gradini. Guardate, 1, 2, 3, 4. Adesso il quinto, la possibilità che faccia un altro meno 7% è alto. Perché lo fanno? Lo fanno per spaventare le pecore. Allora, molti spaventano, vendono il portafoglio che è sceso di tot di 10.000, 20.000 e allora vendono e poi lo fanno risalire. Io vi dico la verità, io sono sotto di... sarò di sotto di... quanto sarà? Aspetta. Sotto di 12.000, meno di 12.000 pound, 13.000, quasi 14.000 euro. I don't give a shit, l'ho imparato in note. Prima cosa facevo? Adesso verso altri 5.000, verso altri 5.000. No, perché poi magari nel loro trend, soprattutto che è tutto controllato dall'intelligenza artificiale, cosa fanno? Ti fanno fare anche un altro meno 7, un altro meno 7, un altro meno, quindi non andrai a guadagnare niente. Quando è così, non mettere i soldi, si stancano e poi lo fanno risalire. Qui voi dovete ragionare come ragionano loro, chi sta in alto, l'1%. Se volete fare soldi nel trading, altrimenti perderete dei soldi, ok? Quindi è noiosissimo. Io quando è così nel trading non faccio niente, guardate un po'. Adesso c'è questa lateralizzazione noiosissima. Andiamo su un'ora. Qui sono su Binance, ok? Guardate un po'. È noioso. È normale che può fare anche adesso un altro meno 7, meno 10. Preparatevi, mettete un ordine d'acquisto se volete fare il salto. Fate questa cifra, questo sono in pound, ma siete in dollari lo stesso, fate meno 7% o meno 10%. Ma se io avessi adesso i soldi per un bitcoin, non comprerei un bitcoin a meno 10%, li comprerei, compra 10.000 dollari a meno 10%, mi tengo ancora 30.000 nel caso in cui faccia un altro drop. È tutto manipolato per spaventare i più piccoli, in maniera tale che voi vendete e poi loro lo fanno risalire. Nel trading la prima regola è la pazienza. Io in questi giorni, cosa ho fatto? Sta andando di merda. Sono andato, ho mangiato l'aragosta, ho mangiato gamberoni e ho bevuto i migliori cocktail al mondo. Quindi fanculo al trading. Non dovete essere schiavi del trading. La prima cosa più importante siete voi, la vostra libertà. Il bello di queste piattaforme è metti gli ordini di vendita. Non vuoi romperti i coglioni, non vuoi rischiare, metti lo stop loss. Ma anche gli stop loss fate molta attenzione perché a volte sti bastardi fanno delle shadow per farveli scattare e poi risale sopra dei 5-7%. Ecco perché io lo uso raramente. Cioè io lo stop loss lo consiglio nel caso in cui avete comprato, vi faccio un esempio, un bitcoin a 10.000 dollari. Vi faccio un esempio pratico. Il bitcoin è salito a 50.000, siete sopra i 40.000. Allora dite, guarda, io ho guadagnato, è salito a 50.000, facciamo. Sono sopra di 40.000. Io nel caso peggiore voglio che rimangano 35.000. Allora fate 50.000 meno meno 15.000. E quindi vendete a quel tanto 35.000, cioè dovete azzeccare il prezzo del Bitcoin affinché il vostro capitale rimanga 35.000. Allora ci sta, perché dite tanto io sono in guadagno. Io poi sono fuori dal, quando dico meno 12.000, ma sono, è molto meno perché ho dei profitti dentro. Vi sto parlando in base al capitale che dovrei avere, ok, in questo portafoglio. Quindi dovete essere voi a controllare il trading, non il trading che deve controllare la vostra mente, perché altrimenti diventate schiavi. Incominciate, ah, vedo la macchina, prendo un prestito, li metto lì. No, non dovete mai cascare in quella trappola, perché se cascate in quella trappola, ragazzi, perdete i soldi. Io per come sta lateralizzando, oggi e poi è sabato, sabato e domenica tende sempre a risalire, ma se guardiamo come si è comportato qua, scusate un attimo, anche qui ha fatto questa finta salitina e poi l'hanno fatto ricrollare. Di un 7,8% 7,6, ok. Quindi voglio dire, la possibilità che possa fare un altro drop del 7-10% è elevatissima. Ma poi cosa fa? Magari fa un finto break, supera resistenza, va verso l'alto e poi magari riscende di nuovo un 10%. Quindi io sarei molto cauto in questo momento. Fate altro, perlomeno io sto facendo così. Mi rilasso, piscina, bevo, leggo un libro, fuck off il trading. Dovete essere voi a controllare il trading e non il trading che controlla la vostra mente. Non cascate mai nella trappola, no, ma adesso è troppo basso e li metto. Stavo guardando Shiba la settimana scorsa, io volevo metterci 10.000 euro, però ero in vacanza e ho lasciato perdere.
però Shiba aveva una grande possibilità. Guardiamo Shiba adesso. Shiba, la possibilità che faccia un dump verso l'alto è un pump, scusate, verso l'alto è elevatissima. Andiamo a 6 ore, boom. Vediamo un attimo. Guardate qua. Shiba adesso da comprare. Io sono in vacanza, adesso io qua 10.000 euro li metterei, perché la possibilità che salga in questa posizione è elevatissima. Guardate quant'è, meno 7% quasi. Non sono consigli finanziari, quindi non seguitemi così. Io vi dico cosa farei. Se fossi adesso in ufficio in Costa Rica, metterei 10.000 qua, perché la possibilità che mi faccia guadagnare quei 2.000-3.000 è elevatissima. E via. Quindi siate voi a controllare il trading e non il trading che deve controllare la vostra mente. Non entrate mai in quella schiavitù. No, ma adesso è basso, perché ve lo dico, perché ci sono passati. Ah, è sceso il 10%. Aspetta, ecco, poi cosa facevo? Ne compravo tanti. Invece no, money management, hai 40.000, è sceso il 10%, comprane 10.000. Perché la possibilità che faccia un altro 10, meno 10. Il trading è sempre bearish come mercato, se lo analizzi. La possibilità è più alta, elevata, che vada verso il basso che non verso l'alto. Quindi dovete ragionare come loro ragionano. Loro sono ingordi. Vi è da dire che, a differenza dei mesi passati, è un movimento manipolato, è molto lento, molto noioso. Ma io l'altra volta, un mese scorso, ho fatto 4.000 sterline proprio grazie a questo movimento noioso, poi è esploso. Quindi secondo me sta ricaricando, sta prendendo gli ultimi ordini e poi lo fanno salire. Ok, ricordatevi che loro controllano tutto. Poi, se non vi siete iscritti ancora al canale, ragazzi, iscrivetevi al canale. Mille grazie, siamo quasi arrivati a 5.000. Pollice verso l'alto, se vi volete aiutare, condividete questo video. E in più abbiamo creato un corso su come conoscere il mondo delle criptovalute, su come fare trading all'interno del mondo delle criptovalute. Trovate il link in descrizione. Bye bye dal vostro Morissamo.